confini, i cieli sopra il Blogos. Benvenuti a Sconfini, rubrica della Blogos Web Radio, dedicata alle iniziative multimediali, interattive e di partecipazione da città lontane. Sconfini è un modo per mettersi in viaggio verso esperienze di coinvolgimento di giovani e cittadini per cercare dai racconti di altri luoghi motivazioni, indizi e stimoli per le nostre attività. E visto che da qualche parte bisogna cominciare, questo episodio di Sconfini lo presentiamo con un breve audio. Sono suoni e voci da Istanbul, città di 15 milioni di abitanti. Costantinopoli, Bisanzio, Istanbul, tre nomi per una stessa città che ha secoli di storia, una stessa città che ha 100 volti, non solo perché è tra Europa e Oriente, ma perché è una città piena di fascino e contraddizioni. Per raccontare un volto di Istanbul, qualche giorno prima di partire ho contattato Pina, la coordinatrice del progetto Once Upon a Time in My Street. C'era una volta nella mia strada, rivolto ai giovani adolescenti della metropoli turca. Via mail fissiamo un appuntamento in un bar del centro e al momento dell'incontro porto con me un registratore per incidere tutta la nostra chiacchierata. Non conosco Pina e ho il dubbio di non riconoscerla, ma ho subito pronta una domanda sul perché del nome del progetto che richiama l'inizio di tante favole. Lasciata la funicolare, arrivo al di là del Bosforo. Mi addentro nel quartiere centrale di Taksim fino a trovare il luogo dell'appuntamento. È un bar affollatissimo. Istanbul, Turchia, e ci stiamo facendo accompagnare in questo viaggio da Pina per raccontare l'iniziativa che ha riguardato la memoria dei quartieri di Istanbul. Finalmente riconosco Pina e provo subito simpatia per questa giovane ragazza piena di energia che insieme alla fondazione Young Life ci fa entrare in una Istanbul sconosciuta. Si capisce da come parla che ha voglia di condividere la sua esperienza con noi e seduti al tavolo di un affollato bar le chiedo che cos'è il progetto e com'è nato. Si tratta di una raccolta di racconti orali che ha coinvolto i ragazzi di diversi quartieri, quasi 700 adolescenti. Praticamente sono andati in giro per le strade dei loro quartieri a fare interviste a chiunque vivesse nel quartiere e potesse così contribuire a far comprendere il loro quartiere, le sue energie, le sue trasformazioni, specie l'ambiente, gli edifici, i monumenti, la provenienza della popolazione del quartiere e anche le attività commerciali. Con le interviste volevamo far emergere le identità, la specificità di ciascuno dei quartieri nella storia di Istanbul e non solo. Sono seduto con Pina in un bar di Istanbul e mentre mi parla bevo lentamente il tè. Rifletto sulla fortuna che ho nell'avere a disposizione il punto di vista di chi abita la città, di chi ci si sa muovere. È decisamente diverso viaggiare così. Per me viaggiare è questo, approfondire lontananze e somiglianze con qualcuno del posto. Pina è una compagna ideale per Istanbul e le chiedo che cosa pensasse della richiesta di un incontro sul progetto della storia orale dei quartieri. La risposta mi ha sorpreso perché Pina mi ha confidato che pensava fossi molto più giovane. Questa incomprensione me la rende ancora più simpatica e allora continuo chiedendole perché dell'idea della storia dei quartieri di Istanbul. A Istanbul nella metà del Novecento ci sono stati dei saccheggi, dei pogrom ai danni delle comunità greche, armene ed ebree. In pratica molte abitazioni e proprietà appartenute a queste comunità passarono ai turchi, scatenando la fuga delle comunità danneggiate. Il loro numero si ridusse di molto. Ad esempio, prima i greci erano 200.000, ora ne sono poco più di 2.500 e per lo più di età matura e vecchi. In nome del nazionalismo sono state praticamente azzerate le differenze e cancellate memorie della città. È per questo passato che la Young Life Foundation ha fatto in modo che ragazzi di diversi licei scendessero in strada e capissero cosa fosse accaduto parlando con chi viveva nel quartiere. Il nazionalismo, già, non puoi non pensarci. Quando giri per Istanbul, tra le prime cose che vedi, sicuramente c'è la bandiera turca. Da quasi tutti gli edifici vedi sventolare la bandiera rossa con la mezzaluna e la stella bianca.
Così ci stiamo guadagnando Istanbul, anche grazie alla nostra accompagnatrice, Pina, che ci permette di tornare al nostro punto di partenza, le interviste dei ragazzi nei quartieri di Istanbul. E gli chiediamo come sono stati coinvolti i ragazzi e che storie sono emerse. Sai che, sotto la supervisione di tutor universitari, durante un anno gli adolescenti hanno fatto tutto. Hanno scelto chi intervistare, scattato foto, realizzato le interviste e una volta finito il lavoro sul campo hanno discusso intorno al materiale raccolto e costruito una specie di giornale distribuito in 5.000 copie. Su questo giornalino hanno raccolto le storie più significative dei quartieri. Ad esempio, la scolaresca di Beylos si è confrontata con la storia degli armeni, oppure come quelli della via Yüksek Kaldrim o İstiklal Caddesi, una volta zone commerciali prevalentemente greche, oggi distretti ultramoderni. Modernità e tradizione a confronto. È un confronto che ritorna anche nei gusti musicali. In Turchia è frequente, mi racconta Pina, che i ragazzi, anche i giovanissimi, amino la musica tradizionale fatta di melodie melanconiche, tristissime. E se non è questo che ascoltano, allora è musica da discoteca, aggiunge Pina. Non hanno vie di mezzo, mi dice. Ascoltare la musica che si suona in un paese aiuta a comprenderlo. Ma è un pensiero che non ci siamo detti con Pina, a cui invece chiedo che dimensione ha assunto il quartiere per i ragazzi dopo l'esperienza delle interviste. L'essenza del progetto era coinvolgere i ragazzi, abituarli a guardarsi intorno e interessarsi alla storia del luogo in cui vivono. Insomma, lo scopo era dare emozioni ai ragazzi, emozioni che derivano dal condividere esperienze con coetanei, ma anche con la gente del quartiere. Inoltre, raccogliere storie orali li ha aiutati a recuperare un rapporto con i più anziani. In fondo, lo scopo del progetto è di dare una memoria da condividere e collocare la propria storia, perché piccole storie familiari si incrociano con avvenimenti di importanza mondiale. I ragazzi vedono oggi tutto turco, tutto dice loro turco, ma non è stato sempre così. Con le nostre iniziative vorremmo che crescano a modo proprio, per arrivare a trasformare e incorporare elementi passati ed estranei. Grazie a Pina abbiamo raccontato Istanbul, la sua identità e il suo passato. E forse il pregio maggiore del suo progetto è il coinvolgimento dei giovani spinti a riappropriarsi della storia del quartiere, anche se certamente le cose cambiano e in Turchia lo fanno rapidissimamente. È arrivato il momento di lasciare Pina alla sua routine. Non resta altro che salutarla, finire di bere il tè e proiettare il progetto delle interviste di quartiere in Italia. Penso ai nostri quartieri popolati dai nuovi cittadini italiani e l'immagino andare per le strade a fare interviste ad anziani italiani, magari aiutandoli a capire le trasformazioni che attraversano ora il quartiere. Chissà che storie raccoglierebbero. Ci alziamo dal tavolo a bicchieri svuotati, ma con la testa piena di pensieri, sicuri che per viaggiare a Istanbul bisogna essere preparati. Sconfini, i cieli sopra il Blogos. La voce di Pina è stata interpretata da Angela Varagic. Un saluto da Andrea Salemme, Blogos Web Radio, www.blogos.it.